Non sono solo star. Lei è di là dove già. Io vengo tra un'ora che sta. Allora, Francesco, welcome in Acrumenia, a Cluj-Napoca. Buonasera. Ich will dich fragen, wie oft warst du nach Rumänien? Ma io sono in Romania da tanto, sono venuto tante volte in Romania. La prima volta che sono venuto in Romania è stato in un programma televisivo, Surprise Surprise, un bellissimo programma, e ho cantato quattro brani e ho incontrato questo pubblico stupendo, questo pubblico romeno che lo chiama la musica, niente, ama vivere, e mi ha aperto le braccia, dunque sono ancora qui. Io non so, penso, sono 15 anni fa che sono venuto a Roma, in Romania. Wie oft warst du in Cluj? In Cluj sono stato l'anno scorso in una serata bellissima che si chiamava Discoteca 80, dove cantavo io con tanti altri artisti degli anni 80, ed è stata un'accoglienza stupenda. È stata, il pubblico di Cluj mi ha fatto quasi, ecco, venire, avevo la pelle d'occhio, avevo le lacrime agli occhi. Werdest du demnächst auch kommen? Werdest du demnächst auch kommen? Certamente. Certamente. Io ogni tanto, quando chiamo il mio manager Radu Grossa, dico sempre: non dimenticarti che io voglio cantare. Scherzo, a me piace cantare, certamente è la mia vita. Però la cosa bella che ho in Romania, a parte i romeni, è che Radu Grossa non è solamente un'agenzia, un agente, un manager. Lui lo fa col cuore perché lui ama la musica, la sua vita. E dunque quando lui chiama, appunto, ingaggia artisti come me, come tanti altri, lui è un grande, lo fa anche per se stesso, perché gli piace vivere, cioè è la sua vita, dove non ho problemi, perché so che lui, vuoi o non vuoi, mi farà sempre venire qui, perché ha bisogno anche lui della musica. La musica è la vita. Was hast du am besten gefunden in Rumänien? La semplicità, la gente ti dà quello che ha, e tu dà quel cuore, questo è importante, è molto importante. Cioè una persona che, il rumeno è una persona che ti dà, ti accetta come se fossi un parente, come se fossi un amico, questo è importante, questa semplicità delle cose, dare le cose col cuore. Dankeschön. Und wir werden uns sehen bei der Retro-Party, ne? Certo. Două cuvinte, domnul Groza? Este o mare bucurie de fiecare când mă întâlnesc cu Francesco, pentru că ne place amândoi la muzica și mie îmi place muzica lui de mulți ani. Când eram adolescent, ascultam muzica lui pe casetă audio. Și am ajuns să cer din urmă să-l cunosc și să lucrăm împreună de mulți ani. Este un profesionist desăvârșit, un om, un artist care îi place să facă totul cu mult de seriozitate. Sper să am făcut câteva proiecte interesante în România și în străinătate. Sper să avem pe viitor plăcerea de a lucra din nou împreună și de a face lucruri frumoase. Mulțumesc!